Grazie. Allora, avevo iniziato a fare il video con la luce naturale, ma ho parlato tipo tantissimo e quindi ho deciso di rigirarlo perché altrimenti non l'avrei mai pubblicato, ma più che altro non l'avrebbe mai visto nessuno. Cosa c'è dietro di me? Ah, una foto. Bene. Volevo fare un video sui preferiti che mi sto portando avanti da un po' di tempo. Cerco di mettermi vicino al cellulare in modo tale che io non debba urlare, non debba svegliare Gaia, perché vorrei riuscire a girare il video e cucinare prima che lei si svegli, siccome ultimamente è un periodo abbastanza difficile. Mi sto per sparare un colpo in testa da sola, siccome sono sempre da sola ed è molto molto difficile comunque. È un periodo abbastanza duro, magari poi rifare un video dove ne parlerò, giusto così perché magari qualcuno mi può dare qualche consiglio, qualcuno più saggio di me. Comunque, volevo parlarvi appunto di alcuni prodotti preferiti del periodo. Che per periodo si intende mesi, che secondo me sono degli ottimi prodotti, quindi volevo tipo, non lo so, farvi partecipe di questo mio amore incondizionato. Allora, parto dalle cose di Gaia che sono un po' meno. Come prima cosa volevo assolutamente promuovere questi pannolini qua. Io, siccome ho pochi pannolini lavabili, non ho tanti pannolini lavabili con i quali riesco, diciamo, a dare il giro durante la settimana, e non posso neanche fare 850.000 lavatrici, mi sono rifatta su questi pannolini giornalieri, quindi quelli che le utilizzo di giorno, che secondo me sono ottimi. Sono di questa linea qua della Baby Love, naturali, nel senso che secondo me hanno ingredienti molto più naturali rispetto ai Pampers o piuttosto che qualsiasi altro pannolino, e sono ottimi perché non scappa niente, hanno una grande capienza anche per quanto riguarda comunque la cacca, eccetera. Non mi è mai successo che si sporcasse con questo tipo di pannolini. Tengono molto bene e hanno comunque, secondo me, una stoffa, sì, ciao, un materiale completamente diverso rispetto a quelli proprio plasticosi. Appunto, aghi, se chi più ne ha più ne metta, e oltretutto costano molto meno rispetto agli altri. Quindi, se siete in Germania, perché penso che in Italia non ci siano, provateli perché sono ottimi. Io avevo il dubbio, ho detto adesso li compro, costano meno, ma poi sono una schifiezza, invece no. Poi, altra cosa che mi sta aiutando tantissimo da un periodo a questa parte è questo tipo di biberon. Io avevo comprato questo biberon intorno agli 11 mesi e sulla tettarella, comunque sulla confezione, c'era scritto dai 6 mesi in poi. Secondo me, ci va un po' prima che il bambino possa utilizzare un tipo di tettarella del genere, a parte per la forma, perché comunque è particolare, simile proprio al bicchiere, diciamo così, aiuta appunto a bere come nel bicchiere. Lei beve già nel bicchiere, però. Quando lei cammina in giro per casa, le piace avere l'acqua o comunque ci gioca spesso col biberon. Io ho il biberon grande, quello della Nuke, e lo utilizzavo quello fino a un po' di mesetti fa, perché questo qua l'avevo abbandonato, siccome la prima volta che avevo provato, avendo questi buchi un po' troppo grandi, tipo stava morendo soffocata di acqua, quindi morendo annegata, e quindi ho detto no, ok, ho fatto un acquisto del cavolo. Invece adesso mi sta tornando utile perché nonostante io abbia l'attrezzo, quell'aggeggino che si attacca nei biberon Nuke per chiudere e aprire, che utilizzavo fino a poco tempo fa, ultimamente l'ho abbandonato proprio perché lei, furbona, perché è furba, ma furba, mi vorrà far morire prima, io lo so, mi vorrà far venire un infarto, praticamente. Quando ci giocava in giro io lo chiudevo, poi dopo un po' veniva da me e mi faceva segno che voleva bere, quindi io lo aprivo. Però la furbona a volte faceva anche finta, lei non voleva bere veramente, faceva un sorsino e poi andava in casa e mi bagnava ovunque. Non è che mi interessi più di tanto perché alla fine ok, lavo per terra e ok, 5 minuti ho fatto. Però era uno per lo spreco di acqua e due appunto per il disastro che mi combinava e comunque non era neanche molto educativo. Con questo qua invece non c'è bisogno di niente perché lei se vuole bere riesce a bere tranquillamente, non c'è nessuna chiusura, ma se fa così non esce niente, a meno che proprio non si. Cioè, non si sbatta vorticosamente. E quindi io sono soddisfattissima anche perché appunto col fatto che lei beve molto poco, giocandoci ogni tanto beve, ogni tanto ci gioca, non mi bagna per terra, non mi fa disastro, non mi spreca l'acqua, quindi ok, perfetto. Poi, altre due segnalazioni che vi voglio fare sono due tutine.
magari perché ha bambini più piccoli, perché adesso lei non le utilizza più se non per dormire, però le sto utilizzando la tutona del Lidl che ho comprato al Lidl, che tipo sembra quasi un giubbottone pelosino, proprio per la sera solo. Adesso lei durante il giorno utilizza tipo il pantaloncino, pantaloncino, sì, ciao, il pantalone con la felpa, eccetera. Però quando era un po' più piccolina, quindi intorno ai 13 mesi, no, non erano 13 mesi. Le ho comprate, che cavolo dico? Le ho comprate in concomitanza con la Befana, quindi comunque. Le ho regalato appunto queste due tutine qua che ho comprato su o Asos o Zalando. Adesso non mi ricordo, se riesco a trovare il link ve lo metto. Sono comodissime, ragazze, soprattutto appunto per i bambini piccoli. Io non volevo che all'epoca si, diciamo, faceva molto freddo qua e quindi prendesse freddo al pancino e sono comodissime in primis perché tutte e due hanno la cerniera, quindi se anche voi avete bambini come la mia che sono dei terremoti viventi con le gambe, riuscite a vestirli con molta più facilità invece che abbottonare tutti i 300 bottoni che hanno le tutine, anche perché lei provi a vestirle e scappa, provi a cambiarle il pannolino e scappa. Vai, vai così perché i bambini tranquilli noi non li vogliamo. E poi, oltre ad avere appunto la comodità di questa cerniera in tutte e due, sono della stessa marca, hanno tutte e due i piedi praticamente gommati. Quindi io quando utilizzavo queste qua non le stavo a mettere nelle calzine antiscivolo piuttosto che le scarpine, le pantofoline per stare in casa perché hanno la suola completamente gommata. Non so se vi rendete conto, però tutti questi puntini sono gommati, la scritta, le stelline, tutto. E oltretutto, tutte e due hanno il piede, dove a livello della caviglia sono appunto cuciti, comunque elasticizzati, raggrinziti, diciamo, raggrinziti no, presi, cioè tipo hanno una piccola cucitura che permette che la caviglia rimanga ben salda, quindi il piedino non scivoli e non si tolga, non abbia problemi di cadute. Quindi io mi sono trovata benissimo proprio perché riuscivo a tralasciare anche il fatto di metterle le scarpe all'epoca, proprio perché lei non è una bambina che si fa vestire con comodità. Poi, altre cose, passiamo al reparto beauty, se così si può dire. Sì, perché ultimamente non ho proprio tempo neanche di lavarmi, ragazzi. Adesso mi vedete in condizioni decenti per un video, strano ma vero, perché sono uscita, l'ho portata a fare un giro fuori che c'era un bellissimo sole, dopo mesi e mesi, perché faceva schifo il tempo ultimamente qua dove sto io, e mi sono lavata, perché non ho neanche più il tempo di lavarmi, ragazze. Passa veramente a volte una settimana prima che io riesca a lavarmi interamente sotto la doccia e non a pezzi come tipo le scimmie. Però va bene lo stesso. E se non vedrete più video perché sono finita la neuro, ma sono altri discorsi. E comunque promuovo tantissimo di nuovo questo Enne, sì, Enne, giusto? Si chiama Enne in italiano? Sì, comunque questo colore naturale per i capelli della Zante. Perché è veramente ottimo, a parte che dura tantissimo. Io l'ho fatto appunto 3 mesi fa. Questa qua è la confezione che ho ripreso da poco perché voglio ravvivarlo un po' e anche perché sono spuntati i capelli bianchi. Oddio, voglio morire, chi se ne frega. È ottimo perché mentre anni fa, quando l'avevo provato, era in foglie intere, tipo volevo scartavetrarmi la testa con tipo la pialla per i muri perché non venivano via quelle foglie da quando mi lavavo sotto la doccia. Invece adesso l'hanno ridotto in polvere, quindi è molto più comodo, nonostante sì, quello in crema è ancora più comodo, quindi quello che si trova già in tubetto è molto più comodo, però questo qua è 5 € e qualcosa, che per me è già tanto, perché io non spendo così tanto per queste cose, ma comunque riesco a trovarlo qua nel mio paesino, quindi assolutamente sono stra soddisfatta. E ve lo volevo segnalare, se lo trovate magari in internet, so che su Eccoverde o com'è che si chiama, vendono alcune linee della Zante. Poi, per quanto riguarda anche il reparto beauty, voglio promuovere questi tre prodotti che mi avevate visto farvi vedere. Mi avevate visto farvi vedere l'italiano, proprio l'abbiamo dimenticato in cantina, ma va bene lo stesso. Mi avevate visto nel video haul beauty, l'unico video haul beauty che avevo fatto perché non sono una donna da beauty, e comunque sono comodissimi in primis perché questo che è l'acqua micellare, anche se non, secondo me non è proprio un'acqua micellare, riesco veramente a togliermi tutto il trucco dalla faccia, comunque tutto il grosso, brucia un pochettino effettivamente negli occhi perché secondo me è più un tonico che un'acqua.
E io lo utilizzo come acqua micellare, rendiamoci conto. Però vabbè. Però appunto mi piace molto perché riesco a togliermi il più grosso del trucco prima di utilizzare questo, che è sempre della stessa linea, quindi alle alghe del mare. E sì, ciao, mettilo lì dalla stella. E questo qua è fantastico perché ne basta veramente poco. Io lo chiamo tipo sapone per la faccia, lavafaccia, non lo so. La professionalità. E ne basta veramente, veramente poco e strucca da Dio e vi fa sentire la pelle pulita. Se avete la pelle come me, mista, grassa, è una mano santa perché vi rende veramente la pelle sgrassata, ma non è aggressivo. E poi questa crema qua. Questa qua, io con le creme ho sempre avuto un rapporto amore-odio. Partiamo dal presupposto che non sono una ragazza alla quale sta dietro, diciamo, queste cose proprio perché io sto vedendo che c'è un casino di polvere, ma perché? Vabbè, sempre. Non sono una ragazza che sta dietro molto a queste cose. Devo dire la verità che in questi mesi l'ho utilizzati tipo alla settimana, una volta sì e tre no forse. Però la cosa che mi ha stupito è che molte volte quando io utilizzo la crema, il giorno dopo sono piena di brufoli. Qualsiasi crema io abbia utilizzato, dalla più naturale alla meno naturale. Con questa qua invece non mi capita per niente, nel senso che secondo me ho trovato proprio la crema che è adatta per il mio tipo di pelle. Naturalmente io voglio farla professional, ma non metterò mai a fuoco il mio cellulare oggi. È molto 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 buona e non mi dà appunto problemi di, diciamo, irritazione o sfoghi momentanei. Poi passiamo al reparto mangereccio. Allora, droga. Droga, ragazze, droga. Io da quando ho riniziato a mangiarli, perché se no li mangiavo da tempo. E vi spiego anche il perché adesso, tanto i miei video sono sempre lunghi e inutili. Vabbè, un applauso ancora ai miei occhiali rotti, grazie a Gaia, ma rimarranno così fino a quando non si romperà anche l'altrastina, non ne compro di nuovi. Mi ha proprio rotto tutto adesso. Prima ero riuscita a scocciarli, adesso invece mi ha proprio rotto anche il ciperimerlo, ma va bene così. Allora, io non mangiavo più i datteri perché ne facevo incetta quando ero tipo piccola, eccetera, andavo alle elementari forse. Li mangiavamo soprattutto in famiglia durante il periodo natalizio e un giorno mi ricordo, non so se mio padre o mia sorella, ma forse tutte e due insieme, per ridere e scherzare mi avevano detto: ma lo sai perché i datteri hanno questa forma, comunque sono fatti così tutti raggrinziti? E io no, perché? Perché prima di metterli sul mercato li ciucciano i cammelli. E allora io da lì mi è venuto uno schifo assurdo, all'epoca ero una bimba, ci ho creduto come una babba proprio, e da lì mi è rimasta però la fissa che proprio non riuscivo psicologicamente a mangiarli. Lo so che poi non li ciucciavano i cammelli, cioè, nel senso, sono cresciuta e ho capito che mi avevano preso proprio per i fondelli, però psicologicamente sono elettrica, ragazzi, sono energizzata perché sto sclerando. Non sono più riuscita a mangiarli, invece ultimamente li ho ricomprati da appunto novembre e mi sto drogando di nuovo. Il mio problema è che non me ne bastano due o tre, me ne mangerei tutti quanti e soprattutto questi qua sono ottimi perché sono senza nocciolo e senza zucchero, glucosio, sono proprio puri, così, classici, datteri, basta, ingredienti, datteri. Non metterà mai a fuoco, ingredienti, datteri. Altra cosa di cui mi sto drogando è praticamente la crema di mandorle, la pasta di mandorle, il burro di mandorle, come lo volete chiamare. Questa qua è quella bianca perché la utilizzo anche per Gaia e quindi per Gaia preferisco prendere le mandorle senza pellicina perché è più digeribile e dà meno scossoni all'intestino. Mentre per me prenderei anche tranquillamente quella scura, però non è che mi prendo due creme di mandorle, eccetera. Cioè, qua noi risparmiamo. E quindi ne prendo una ed è praticamente finita. Ma è buonissima, ragazze, non ha zucchero, non ha niente, ha solamente mandorle. Purtroppo non riesco a trovarla crudista, quindi non riesco a trovarla con le mandorle non tostate. Queste qua sono comunque leggermente tostate, ma è strabuona. La metto sia nei cibi che preparo, perché mangiamo tutti insieme, e tutti uguali. Però la metto sia nei cibi, e per i bambini fa benissimo perché è ricca tantissimo di ferro, ha comunque tantissime proprietà, tantissimi, come si dice, nutritivi, proprietà nutritive, sì, ed è buonissima. Poi, oltre al fatto che appunto è proprio, 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 proprio buona. E niente, io questa qua la compro al DM dell'Alnatura, però penso che qua in Germania si trovi un po' ovunque la linea Alnatura, tipo al Tegut, da Rossmann anche forse, non sono sicura. Però mi piace tantissimo. Poi,
Altra cosa, insieme ai datteri, che però non vi posso far vedere, sono le noci pecan. La prima volta che le ho mangiate, mi sono sembrate stranissime, quasi mollicce. Da dopo il primo morso ho iniziato a drogarmi anche di quelle e dentro i datteri sono la morte sua. Buonissime, le noci pecan non ce l'ho perché le ho finite, naturalmente. Poi, altra cosa che volevo segnalarvi a livello di cibi, e sono, cioè comunque tipo non segnalarvi, però i miei preferiti da mesi sono i semi di canapa. Finalmente sono riuscita a trovarli perché purtroppo nel paesino dove sto io non ci sono tanti, diciamo, negozi biologici o comunque con una grande fornitura di prodotti biologici, vegani, eccetera. Sono riuscita a trovarli quando sono andata a RuPolding. Per questioni lavorative, che è una città al confine quasi con l'Italia, a 600 km da qua, c'era un negozietto, non nella città RuPolding, però in un... ma che ve ne frega voi? In un altro paesino. E sono riuscita a trovarli e mi sono mangiata le mani perché ne ho comprato solo un pacchetto, però costavano 4 euro, quindi già lì mi è venuto tipo... Però sono buonissimi. Io, a differenza di tutte quelle che vedo fashion blogger che pubblicano i video o le foto dove fanno vedere queste insalate, queste paste condite con i vari semini, dicendo che sono la fine del mondo, mi fanno un po' ridere, sinceramente. Io lo utilizzo come scopo principale quello di comunque alimentare, di integrare determinati alimenti nella mia dieta, essendo appunto vegana, quindi a livello di proteine, a livello di omega 3, a livello di omega 6. Però questi qua mi piacciono proprio tanto. A differenza dei semi di lino, che io trovo non particolarmente buoni da mangiare così, a meno che non si utilizzino nelle preparazioni di qualcosa, quindi non si sente il gusto, però mangiarli così nell'insalata, tipo, o anche l'olio di semi di lino non è fantastico. I semi di canapa invece mi piacciono tantissimo perché hanno quel retrogusto quasi nocciolato, di verdura nocciolata, non so come spiegarvelo, e mi piacciono veramente tanto. Quindi sfatiamo anche un po' il mito che tutti i semi sono buoni solamente perché fa figo, perché mi fanno un po' ridere appunto quelle che dicono: ah, questa insalata con questi semini è fantastica. Sì, semi di zucca, semi di girasole sono buoni, però alla fine i semi di lino, i semi di chia, non so, di chia, di chia, di chia, come cavolo volete chiamarli, di CHIA, non sanno di niente, se non appunto i semi di lino che sanno di un qualcosa di non molto definito e non molto gradevole. Stella basta. Comunque sono stra buoni, e oltre ad avere appunto tantissimi, tantissime proprietà benefiche e essere appunto un ottimo apporto di proteine per chi è vegano. Poi, altra cosa che voglio invece farvi vedere e voglio farvi capire il mio amore incondizionato è questa. Questa qua è una, tipo un bicchiere con la cannuccia che viene su così, molto carino. L'ho comprato a 1 euro al Kaufland, in un supermercato qua in Germania, che è fantastico perché ha di tutto. Io mi perdo lì dentro, infatti non riesco a farci la spesa perché veramente ci starei delle ore, non troverei niente da mangiare, ma troverei solo gianfrusaglie. O comunque dovrei starci tipo un pomeriggio intero, se non una giornata. Però appunto un giorno, un bel po' di mesi fa, ho comprato questo qua con l'aspettativa di bere di più, perché ultimamente stavo bevendo molto poco in quel periodo, intorno a novembre. Da quando l'ho comprato sarà una cavolata, però io ho cercato sempre degli stratagemmi per bere di più. Da quando l'ho comprato bevo veramente molto di più. Contiene 400 ml, nel senso che tiene 400 ml. Lo vedete così non perché debba essere così, ma perché è finito tra le grinfie di mia figlia che l'ha fatto cadere e quindi me l'ha rotto. Ma naturalmente noi lo utilizziamo lo stesso, la sua funzione la fa. Oltretutto tiene il caldo, bisogna fare attenzione però perché quando ho utilizzato il tè caldo mi aveva un po' smicillato la cannuccia. Però secondo me se siete anche voi ragazze che bevete poco, sono dei piccoli stratagemmi che vi fanno rallegrare la giornata e vi fanno bere molto di più. So che è mio, non che l'altro bicchiere non era mio, però non lo so, è una cosa mentale diversa. Poi 19 minuti! Ultime tre cose. Allora, di uno parlo proprio velocissimamente, cioè è entrato nel mio best del cuore. E di qua al cuore, sì. Sì. Ma perché? È entrato nel best del mio cuore il bicarbonato. Lo è sempre stato da anni, l'ho sempre utilizzato in tantissimi modi. Però ultimamente non sto comprando più prodotti per la pulizia, non sto comprando più detersivi se non...
rare volte, magari per Gaia, eccetera, però è entrato veramente in lista di preferiti forever and ever perché è veramente ha tantissimi utilizzi. Purtroppo qua io non riesco a trovarlo proprio tipo come in Italia il paccone di bicarbonato, ma lo vendono o in... Ce la facciamo? O in pastiglie che comunque non sono comode perché si sciolgono dopo un'eternità e mezza, oppure in bustine microscopiche, quindi se devo utilizzarlo per pulire il pavimento è un po' difficile. Però riesce a pulirmi le fughe del pavimento come nessun altro detersivo riesce. È riuscito a togliermi anche addirittura una patina di bruciato da una padella che io pensavo dovessi buttare. Discorsi a parte perché ho bruciato una padella, poi vi spiegherò. Perché a voi interessa, lo so, ne sono sicura, ne sono sicura. E poi vabbè, anche alimenti, non alimenti, mangiare, non mangiare, l'utilizzo nei dolci, eccetera. Quindi la belva. Veloce, veloce, stella, devi cucinare. Ok. Ultime due cose di cui vi voglio parlare sono questi due libri. Allora, questo qua è più vecchio, nel senso che ce l'ho da gennaio e mi è piaciuto molto, me l'ha regalato mio compagno per la Befana. È un libro, che non è che vi devo stare a spiegare perché appunto c'è già scritto tutto dal titolo, però che è costato molto poco per essere un libro appunto del genere, fatto così bene, ha tantissime ricette appunto vegane, è costato 10 euro e devo dire la verità che sono comunque ricette molto particolari, quindi se vi interessa più una cucina particolare, con ricette magari straniere, eccetera, può fare al caso vostro, anche se non siete vegani, volete comunque provare a sperimentare ricette nuove. E mi è piaciuto molto, anche se devo dire la verità, che non ho ancora fatto nessuna ricetta da questo libro perché ultimamente, appunto, col fatto che mangiamo tutti quanti insieme, non ho voglia di fare 3500 pietanze, soprattutto Gaia vuole mangiare quello che mangiamo noi, quindi se c'è qualcosa di diverso lei vuole dai nostri piatti e quindi essendo ricette un po' più particolari mi sto ancora un po' tenendo dal proporle. Però invece altro libro che è entrato da poco in casa, nel senso che me lo sono comprato dalla disperazione ultimamente, proprio per il fatto che Gaia è entrata in un periodo un po' particolare con il cibo, ne parlerò poi. Mi sono comprata appunto questo libro qua, Cucina etica per mamma e bambino, gravidanza, allattamento e svezzamento vegan. Allora, io ci tengo a precisare che Gaia non è svezzata in maniera vegana, ma è svezzata in maniera onnivora, nel senso che comunque lei mangia la carne una volta a settimana, vedasi per l'uovo e vedasi per il pesce, però tutto il resto dei giorni, tutto il resto del mangiare, mangia principalmente vegetale, nel senso che comunque mangiando tutti quanti insieme mangia come noi, quindi io mangiando vegano è normale che mangia vegetale. Però io volevo avere degli idei, delle sp degli, degli, degli spunti e delle idee, Stella, per delle ricette che comunque contenessero tutto completo, quindi che non avesse carenze, non avesse mancanze a livello appunto di nutritivi, a livello di macronutrienti, a livello di vitamina, a livello di qualsiasi cosa. E quindi io questo qua ve lo stra consiglio. Sì, costa 25 euro, mi sembra di averlo pagato. Sì, perché appunto qua costa 18 euro in Italia e quindi su Amazon naturalmente costa di più la spedizione, eccetera. Però è ottimo, ha tantissime ricette, è ottimo anche per chi è incinta, anche per chi non vuole svezzare in maniera appunto vegetale, però per avere spunti in più a livello appunto di pappe che non comprendano proteine animali. E soprattutto ci sono anche alcune domande interessanti dove comunque vengono fornite delle risposte dalle autrici del libro, da dottori, eccetera. E ci sono tantissimi dolci, tantissime ricette sfiziose, tipo l'altra sera ho fatto il tortino di polenta con una salsa di pomodoro e fagioli e zucchi che era la fine del mondo e quindi io questo qua lo sto amando, lo sto adorando e mi toglie veramente tantissimi dubbi, ma soprattutto mi dà tantissime idee su dei pranzi e delle cene complete senza avere comunque particolari problematiche di ansia da prestazione, perché ultimamente è così con me. Nel senso che sono entrata in un periodo di ansia, ansia. Niente, adesso vado a cucinare, altrimenti non mangiamo più perché si è fatta notte. Spero di avervi tenuto compagnia nella mia pazzia. Prendetemi così per come sono. Ah, volevo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti. Io non lo so, non entro sul canale da un po' e tipo ho visto il boom di iscrizioni. Infatti mi sono chiesta se qualcuno mi abbia pubblicato in qualche pagina di perculo e quindi
si sia iscritto qualcuno così per quello. Comunque ringrazio tutte quelle che si sono iscritte o iscritti, non lo so, e benvenuti nel mio mondo di pazzia e diciamo rincitrullimento. Spero di non annoiarvi e spero di non farvi venire la tachicardia come ho io in questo momento. E alla prossima vado a cucinare le lenticchie. Bacioni, bacioni.